Ben ritrovati con Ceramicanda Amici, il programma che spazia a 360 gradi sul mondo ceramico e non solo, nella settimana degli scandali elettorali. Voto di scambio e anche corruzione elettorale a Bari e a Torino, in Puglia, in Piemonte. E questo ovviamente lascia un po' perplessi, esterrefatti tutti quanti e porta ad una riflessione, anche perché a questo evento ignobile, a questa situazione che, sulla quale ogni commento diventa quasi superflua, tanta è la gravità, si somma un altro episodio che è quello che ha coinvolto il quotidiano Repubblica, che ha deciso di mandare al macero 120.000 copie di Affari e Finanza soltanto perché un articolo presente nel giornale non era gradito all'editore, che è, lo ricordiamo, Agnelli Elkann. Ma poi possiamo aggiungere un altro elemento, che è quello della corsa alla presidenza degli Stati Uniti che coinvolge il miliardario Trump. Che cosa hanno in comune questi tre episodi? Cioè l'episodio della corruzione elettorale, il fatto che un editore mandi e decida di mandare al macero 120.000 copie di giornale e che un ricco miliardario probabilmente arriverà per la seconda volta ad essere il presidente degli Stati Uniti. Che cosa accomuna queste tre vicende? Il vil danaro, cioè il danaro che ormai comanda, che ha pieni poteri, che condiziona noi cittadini come marionette. Noi siamo guidati dai fili del vil danaro e andiamo a votare appunto con sistemi che sono legali, come quelli ad esempio del fatto che un grande industriale sia a capo di un giornale, con metodi illegali come quello appunto del voto di scambio, e che il vil danaro consenta ad un cittadino americano di diventare presidente. Cioè oggi possiamo mettere in discussione il sistema elettorale. Allora, a riguardo sono usciti negli ultimi due anni alcune pubblicazioni, una di queste di Jason Brennan, Contro la democrazia. Ci sono tre tipi di elettori: gli hobbit, che sono cittadini scarsamente informati, con scarso interesse e scarsi livelli di partecipazione politica, generalmente si caratterizzano per un impegno ideologico debole e instabile. Al contrario, ci sono gli oligan, che sono i cittadini molto informati e impegnati nei confronti della politica e della propria identità ideologica. Per loro fare politica è come tifare per una squadra di calcio. E poi ci sono infine i vulcaniani, che sono pensatori perfettamente razionali e molto informati, senza eccessiva lealtà per le proprie convinzioni. Poi è uscito un secondo libro, che è di David Van Rijnbroek, Contro le elezioni, perché votare non è più democratico. Si interroga l'autore: stiamo distruggendo la nostra democrazia limitandola alle elezioni, quando in realtà le elezioni stesse non sono state inventate come uno strumento democratico. Un'audace proposta contro la crisi della democrazia: abolire le elezioni per salvare la partecipazione dei cittadini alla vita politica. In che modo, dice l'autore? Beh, adottando il sorteggio. Lo hanno già sperimentato in Islanda, anche con ottimi risultati. L'ultimo libro di cui volevo parlarvi, Meno suffragio o più democrazia, la competenza politica che i migliori scelgano i migliori. Addirittura questo autore propone che si vada a sostenere un esame prima di andare a votare. Certo, le mie sono provocazioni, però alla luce di quanto sta accadendo a latere delle elezioni, che siano amministrative o politiche, beh,
Questo ci fa largamente pensare. Veniamo ora al primo dei nostri servizi di oggi, che riguarda Emanuele Orsini, neoeletto presidente di Confindustria. È già venuto parecchie volte davanti alle nostre telecamere. Ha iniziato nel 2018, quando era presidente di Federlegno Arredo, poi è venuto nuovamente allo Sporting Club in occasione di un evento che riguardava l'Emilia Romagna, e poi durante il Cersaia. Insomma, abbiamo messo insieme questo putpourri. Iniziamo dal 2018, quando è venuto a trovarci qui nei nostri studi televisivi, e lo abbiamo stuzzicato sul fatto se piccolo, se l'impresa piccola sia ancora bella, e sulla Cina copiona. Sentiamo. Quelli più in difficoltà sono i piccoli. Piccolo non è più bello. Piccolo non è più bello, però è parte del paese, non ce lo possiamo scordare, anzi noi siamo quelli che proprio abbiamo in mente che il piccolo, l'artigiano, fa sì che poi noi riusciamo a fare quell'innovazione nella parte più grande per poter far sì che quei nostri prodotti diventino un'eccellenza nel mondo, perché senza il piccolo, che fa parte anche di tutto quell'indotto che fa lavora anche per le grandi aziende, diventerebbe difficile per le grandi aziende avere una filiera globale per poter costruire un mobile o una struttura, un edificio in legno come il nostro. I vostri cinesi, i vostri spagnoli chi sono? Beh, diciamo che il tema nostro più preoccupante è sicuramente la copia, cioè il fatto che i nostri prodotti vengano copiati. Tu esci con un prodotto oggi, dopo una settimana te l'hanno copiato. Quello che stiamo facendo noi, come dicevo prima, nel sensibilizzare anche la cultura, cioè noi oggi dove siamo più forti sicuramente nei paesi che hanno una cultura lunga, cioè la Cina ha una cultura importante, la Russia altrettanto, cioè dove tu hai mercati di cultura. Io credo che la Cina, no? Oggi l'intenzione sua sia anche quella di togliersi il vestito del copiatore, di quello che è idrovoro di energia, di quello che non è attento alla sostenibilità. Tanto più che noi abbiamo fatto anche nel 2017, proprio all'interno del Salone del Mobile di Milano a Shanghai, un salone satellite, che per noi salone satellite vuol dire premiare i giovani design del paese, e anche lì in quel caso abbiamo cercato di far sì che ci sia per loro la loro cultura nel proporre loro oggetti che poi possono essere anche prodotti dai nostri. Poi la verità è che ci provano a copiarci, ma il tema vero è che i prodotti, e fortunatamente la fascia alta soprattutto di chi sta comprando dei prodotti in Cina, e gente in Cina che può spendere soldi, ce n'è tanti, come a Mosca e in tutta la Russia, nei paesi della regione russa, è logico che puntano a un prodotto vero di qualità piuttosto che un prodotto magari copiato che non sia. Ma Emanuele Orsini, che ricordiamo è anche presidente di System Costruzioni e di Tino Prosciutti, abbiamo incontrato anche allo Sporting Club di Sassuolo, era il 2023, lui era vicepresidente di Confindustria, lo abbiamo stuzzicato sul debito pubblico, che cosa lo preoccupava di più in quel momento in quanto industriale, e se le piazze accese, le piazze animate lo in un qualche modo preoccupassero. Vediamo. Debito pubblico, quanto preoccupa gli imprenditori oggi? Beh, è ovvio che noi lo diciamo da un po' di tempo, che è necessario che i conti siano in ordine, ma soprattutto per un motivo, perché io credo che se noi i conti riusciamo a tenerli in ordine e anche a risparmiare qualcosa, il nostro debito pubblico sono 1.500-1.300 miliardi, diciamo, di costo all'anno, se noi riuscissimo anche a risparmiare 50 miliardi all'anno di debito pubblico, riusciremo a mettere negli investimenti, nel cuneo fiscale, in momento in cui ovviamente serve stare vicino alle persone che lavorano all'interno delle nostre aziende, e altrettanto spingere sempre di più gli investimenti, che per noi sono primari, in un momento in cui i tassi di interesse stanno crescendo ed è ovvio che minano anche la possibilità di fare nuovi investimenti. Cos'è che vi preoccupa di più oggi? Ma oggi una preoccupazione, lato ovviamente per le mie deleghe, il tema del costo del denaro, una preoccupazione, perché gli investimenti è ovvio che si sostengono non solo sul costo del denaro, è ovvio, però l'incertezza, che siamo usciti dal Covid ricordando che abbiamo ottenuto 300 miliardi di nuovi finanziamenti, abbiamo indebitato il nostro sistema industriale di un più 7%, quindi è logico che tutto questo fa sì che l'incertezza tra Covid, energia, costo dell'incremento delle materie prime e oggi costo degli interessi e l'inflazione che spinge a minor consumi,
oggi questo per noi è una grande preoccupazione. Abbiamo bisogno che il Paese non si fermi a un PIL dello 0,4% come noi stiamo, diciamo, purtroppo raccontando dal nostro centro studi, dai nostri studi. Abbiamo bisogno che il nostro PIL voli e funzioni, e se funziona il PIL, logico che funziona anche il Paese. Che non vuol dire che vada peggio degli altri Paesi, però noi non ci accontentiamo di andare meglio degli altri Paesi. Il fatto che le piazze ridiano voce comunque a quelli che non la pensano allo stesso modo di come la pensa il governo vi preoccupa? Cioè il fatto che le piazze si accendano. Ma noi oggi abbiamo bisogno di un sistema paese coeso, ovviamente sempre, perché io credo che il sistema paese, cioè noi l'Italia rappresenta, visto che stiamo oggi parlando di un Made in Italy, anche parleremo di questo, e le esportazioni sono pari a 600 miliardi, noi abbiamo bisogno di esportare anche il Made in Italy del paese. Ci sono eventi importanti, penso al Salone del Mobile prossimamente, ci sono settori forti che comunque riescono a dare ancora un grande consenso, e noi abbiamo bisogno di essere visti dall'Europa e dal mondo come un paese coeso e comunque in ogni modo convinto. Poi è logico che peseremo il governo per le cose che farà, e noi siamo, ovviamente non ci schieriamo con nessun tipo di partito politico, noi commentiamo ovviamente i provvedimenti che vengono fatti e cerchiamo di dare il nostro contributo, e speriamo che il governo ci ascolti nelle necessità che noi abbiamo. In occasione dell'ultimo Cersaie, Emanuele Orsini si è espresso davanti ai nostri microfoni, gli abbiamo chiesto perché era lì al Cersaie, che importanza avesse questa manifestazione fieristica, che cosa pensasse dei dazi, dell'antidumping e sull'edilizia, sulle case, sul mondo delle costruzioni e superbonus. Sentiamolo. La politica è fondamentale per le aziende, lei per primo lo sa che è un imprenditore. Il settore ceramico sta bussando forte alle porte dell'Europa per riavere i dazi cinesi, per aumentare quelli sulle piastrelle indiane, perché c'è molta disparità. Qua si fa transizione ecologica, nel resto del mondo no, e poi vengono a vendere i loro prodotti a poco da noi. Quello che ci preoccupa è sicuramente quello che dovremmo affrontare, anche perché poi dobbiamo dirci la verità. I dati non sono entusiasmanti di quello che sta succedendo. Noi siamo usciti dal Covid, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, con dei dati molto positivi su quello che riguardano gli investimenti delle nostre aziende, e hanno saputo comunque rispondere bene, e hanno risposto benissimo anche confronto anche ai nostri competitor europei. Oggi però non possiamo pensare che il futuro della transizione ecologica, che sarà determinante proprio per essere competitivi con altri paesi che appena lei citato, lo possano fare da solo. Quindi qui serve la politica, serve un tema di investimenti, serve il fatto che comunque dobbiamo essere vicino alle imprese e alle industrie, perché oggi gli investimenti per la transizione non potremo farli da soli ovviamente, ma serve comunque l'Europa, perché per prima dovrà tutelare tutte le aziende europee, e comunque l'Italia dovrà essere forte sulla transizione generando misure che comunque siano a efficienza e efficacia per le nostre aziende, per poter fare la transizione che ci viene richiesta. Lei come imprenditore ha un mercato vicino a quello della ceramica, perché comunque è quello del legno arredo, è quello delle case, è quello dell'abitare in qualche modo. Ci sono prospettive positive da qualche parte, perché non va benissimo? Noi abbiamo la necessità, come dicevo prima, che gli investimenti vadano forte, perché se gli investimenti vanno forte poi è ovvio che gli investimenti in questo momento non stanno correndo, anche perché il costo delle tasse di interesse fa sì che comunque in ogni modo le imprese, le aziende, se non hanno un'esigenza vera, concreta di fare investimenti, non lo fanno. Abbiamo bisogno oggi che anche questo venga rivisto, perché il tema dell'inflazione sul costo delle materie prime, anche le materie prime che comunque hanno generato un costo economico finanziario all'interno delle nostre imprese, venga rivisto. Il mondo casa, quindi il mondo delle costruzioni, in ogni modo, che ha vissuto con il super bonus in questo periodo sicuramente anche contestato, no? Diciamo in modo forte in questi ultimi mesi, però anche qui dobbiamo dirci la verità, che chi ha iniziato i lavori dobbiamo dare la possibilità di finirli, perché sennò il vero tema è che mettere un bilico in autostrada di traverso, se blocchiamo tutto, creiamo un sacco di incidenti, conflittualità e aziende che comunque vanno a morire.
sul tema della casa serve fare dei ragionamenti servi, serve fare un ragionamento di prospettiva, anche qui si deve andare verso ovviamente la transizione, ma vuol fatto con i tempi e dando il modo che le aziende possono arrivarci facendolo in un modo comunque costruttivo e chiaro, cioè non si può pensare che la transizione la si faccia in 2 giorni. Questo è, il mondo della casa è necessario per le prime case, per i giovani, è necessario per gli studentati, è necessario anche per gli anziani, quindi su questo noi dobbiamo fare dei ragionamenti seri, però quando si fanno questi ragionamenti li si devono fare anche pensando a un'ottica di futuro e sviluppo, non nell'immediato e nel breve, ma di dove si vuole arrivare e ciò che comunque ci viene chiesto dall'Europa. C'è un evento piacevole di cui volevo parlarvi, che si terrà venerdì prossimo a partire dalle 20:30 presso il Teatro De André di Casalgrande, dove gli storici musicisti di Luciano Ligabue, Melle Previte e Robby Pellati mettono in scena un omaggio a John Lennon dal titolo Musiche e parole. Sul palco, insieme a Pellati e Previti, ci saranno Stefano Bertolani, Giancarlo Frigeri e il maestro Luigi Maesano. Robby Pellati e Mel Previte sono stati musicisti agli albori della loro carriera anche di Graziano Romani. Ora passiamo al nostro TG di stretto, tutti i giorni a partire dalle ore 12. Se non lo avete già fatto, vi invito a scaricare l'app, ve ne diamo un saggio. E sul pareggio maturato dal Sassuolo sul campo della Salernitana si sono accesi i social, ho letto molti commenti anche a sproposito, alcuni di questi si sono scagliati contro la società, contro il Sassuolo Calcio, a loro modo di dire e di vedere, insomma, molte responsabilità sarebbero da attribuire alla società nero-verde. Insomma, cerchiamo di rimanere calmi anche nelle riflessioni, anche perché il Sassuolo Calcio è in Serie A dal 2013, quindi 11 anni di grande lavoro da parte della società del Sassuolo. Insomma, abbiamo raggiunto l'Europa League, siamo sempre arrivati a metà classifica, abbiamo sempre ben figurato nel contesto del calcio italiano, della Serie A. Ci siamo tolti tantissime soddisfazioni, abbiamo battuto le squadre più forti, la Juve, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma. È chiaro che dopo 11 anni ci può stare una stagione sottotono, quindi senza bisogno di scagliarci e scagliarsi contro la società nero-verde, dobbiamo soltanto applaudirla per quello che ha fatto, per quello che ci ha fatto vivere. Poi è chiaro, ci sono gli errori arbitrali, qualcuno ci dà addosso, abbiamo visto quello che è successo a Salerno, insomma il primo rigore discutibile, il secondo gol della Salernitana che è maturato su un fallo che è sembrato a tutti i commentatori sportivi qualcosa di inaudito. Il fallo c'era, andava fischiato e non saremmo qui a commentare un pareggio ma una vittoria del Sassuolo. Ci sono ancora 7 partite, sono partite difficili, io sono convinto che abbandonare la speranza ora non sia qualcosa di positivo, anzi, cominciando proprio dal Milan di questo fine settimana, è lì che dovremo recuperare i punti persi a Salerno. Veniamo ad una mostra di ceramica che è stata presentata nella sede di Confindustria Ceramica, che ha per titolo Le piastrelle da piccole 1889-1939, i primi 50 anni del nostro distretto ceramico. Vediamo. Thank you.
Una mostra per raccontare gli albori della produzione industriale ceramica del distretto modenese Reggiano. La propongono il Comune di Fiorano Modenese e il Museo della Ceramica in collaborazione con Confindustria Ceramica, Acimax, Società Ceramica Italiana e il sostegno di Ceramiche Marca Corona e Marazzi Group. Si intitola Le piastrelle da piccole, 1889-1939, i primi 50 anni del distretto, e apre i battenti sabato al Museo della Ceramica presso il Castello di Spezzano. Facendo luce del periodo a cavallo tra fine 800 e prima metà del 900 che, dal punto di vista della storia della ceramica, ad avviso degli organizzatori, non è mai stato adeguatamente approfondito. Sono oltre 90 piastrelle, si nota benissimo la trasformazione sul decoro, sul design, il gusto dell'abitare come era già tra il 1889 e il 1939. Iniziamo nel 1889, che è l'anno in cui la ditta Carlo Rubiani per la prima volta realizza delle pianelle pressate a secco, seriali, decorate per rivestimenti e pavimenti. E da quel momento ci fermiamo poi nel 39, quando c'è lo scoppio della guerra, della seconda guerra, e poi ci sarà una nuova storia da raccontare. Nelle sale del castello di Spezzano troveranno collocazioni rare e particolarissime piastrelle industriali. Si tratta della prima operazione di messa a valore della collezione Medici, un patrimonio di oltre 7.000 pezzi che documenta l'evoluzione della ceramica industriale sul nostro territorio. In mostra le prime produzioni industriali di aziende storiche, quali tra le altre Fabbrica Carlo Rubiani, Società Anonima Ceramica di Sassuolo, Ceramiche Marca Corona, Industria Ceramica Veggia, Saime, Saces e Società Ceramica Filippo Marazzi. Questo è un momento molto importante, credo, per la nostra comunità, il nostro distretto, e devo soprattutto all'inizio ringraziare la famiglia Medici per la donazione che hanno fatto di questa importante collezione. Dopodiché è stato donato, lo sappiamo, al Comune di Fiorano, e quindi credo che sia nostro compito quello di valorizzare questo patrimonio importante che ci è stato messo a disposizione a vantaggio di tutta la comunità. Ringrazio le due aziende, la Marca Corona e la Marazzi, proprio perché senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile fare la ricerca, la mostra e il catalogo. E credo che il beneficio sia appunto comune di tutti, proprio perché andare ad avere elementi nuovi di conoscenza di quella che è stata la storia e l'origine della ceramica, che ha fatto la grandezza e, diciamolo pure, la vita del nostro distretto, è, oltre ad una cosa molto piacevole, anche un dovere, credo, delle pubbliche amministrazioni in collaborazione con il privato. La mostra, presentata la settimana scorsa presso la sala del Consiglio di Confindustria Ceramica, verrà inaugurata, come detto, sabato, con un'intera giornata ricca di iniziative e appuntamenti a tema che renderanno il dovuto omaggio alla ceramica come la si è fatta nel distretto e a come la ceramica ha cambiato il distretto. La mostra apre il 20 di aprile alle ore 17 e ad accesso libero e gratuito. Sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19 ad ingresso libero. È possibile anche prenotare delle visite guidate quando si desidera, sia per i gruppi che per le scuole che per le aziende. Quindi tutto questo finirà il 25 di maggio del 2025, un intero anno per visitare la mostra. Bene amici, fervono i preparativi, stiamo lavorando alacremente per voi, lo ricordo, All for Tiles per la prima volta in versione forum B2B al Palacheope di Casalgrande nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Apriremo con la tavola rotonda dedicata
alla logistica, logistica interna alle fabbriche, logistica esterna, cosa manca per riuscire ad esprimerci al meglio anche sui mercati, ad essere più competitivi, ci sono le strade, cosa manca, ci sono paesi come l'Austria ad esempio che non consentono ai camion di attraversarla, soprattutto il sabato e la domenica, ci sono code interminabili sul Brennero, poi c'è il discorso della bretella, c'è il discorso dello scalo ferroviario, ci sono i porti, insomma nel nostro distretto portiamo qui a Sassuolo circa 7 milioni di tonnellate l'anno, esportiamo, portiamo fuori dai cancelli delle fabbriche circa 400 milioni di metri quadri. Va da sé che la logistica diventi sempre più importante. Poi, seconda tavola rotonda nel pomeriggio della seconda giornata, lì ci occuperemo di geopolitica, ci sarà la presenza di Alberto Forchielli, parleremo di economia, ci sarà la presenza di Carlo Cottarelli, del professor Carlo Cottarelli, e ci sarà la presenza di un alto dirigente di un istituto bancario. Per passare poi alla giornata del mercoledì, dove la prima tavola rotonda si concentrerà su due paesi che sono l'Ucraina e la Turchia, che sono fondamentali per le materie prime che ci offrono o potrebbero offrirci, le argille ucraina da una parte, il feldspato turco dall'altra. Soltanto dalla Turchia, pensate, escono 5 milioni di tonnellate di materie prime che sono fondamentali non solo per noi italiani, ma per la produzione polacca, per la produzione spagnola. Per concludere nel pomeriggio con la tavola rotonda sull'idrogeno, idrogeno sì, idrogeno no, tra utopia e realtà, ci saranno il presidente della SACMI, il presidente della CTBT, l'amministratore delegato di CF Velco, Federica Minozzi, che per prima industriale ha sperimentato e sta sperimentando e crede nell'idrogeno. Ci sarà un professore dell'Università di Modena e Reggio che caldeggerà l'idrogeno, mentre il vicepresidente di Nomisma Energia lo farà un po' di meno. Insomma, è atteso un dibattito molto acceso. La singolarità di quest'anno è rappresentata dal fatto che tra una tavola rotonda e l'altra saliranno sul palco singoli imprenditori che verranno da me o da Daniela intervistati su diversi argomenti. E poi, non dimentichiamolo, ci saranno le aziende che nel loro spazio potranno fare relazione B2B. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.